Lidia si definisce sopravvissuta. È veramente sopravvissuta a quella notte del 2012, quando il suo compagno, a colpi di padella in testa, pugni e forbiciate in tutto il corpo, la ridusse in fin di vita. Una corsa disperata verso l'ospedale e verso la speranza. Lidia Vivoli voleva sopravvivere a quell'orrore e ce l'ha fatta. Ha lottato con tutte le sue forze e con il prezioso aiuto dei medici si è rimessa in sesto, almeno fisicamente. Il suo cuore è ancora pieno di rabbia e di dolore, ma si è liberato del peso più grande, quello di un amore che non era tale. E a distanza di 3 anni da quella tragica notte, ha dedicato il suo tempo e il suo impegno in un'attività di sensibilizzazione che, grazie allo sportello antiviolenza Diana, in termini imerese, porta avanti nelle scuole. Lui, dopo 4 anni di carcere, uscirà. E Lidia teme che per lei terminerà la tranquillità. Per lui terminerà la galera e per Lidia comincerà l'ergastolo. La paura costante per la sua vita e quella dei suoi figli, la consapevolezza di non essere tutelata. Vorrebbe che le fosse garantita una vita normale, libera dal terrore e dalla paura di trovarsi di fronte l'uomo che l'ha ridotta in fin di vita. Chiede aiuto alle istituzioni per lei e per tutte le altre donne che hanno avuto il coraggio di denunciare. Aiutiamola in questo percorso. Lidia, guarda, quando ho visto il tuo nome, quando ho visto di nuovo la fotografia, sono ritornata indietro quando ho dato la notizia al telegiornale, quando poi abbiamo raccontato la tua storia. E denunciare è sempre molto difficile, è qualcosa che arriva alla fine di un percorso complicatissimo e spesso significa inasprire ancora di più la rabbia, la violenza di quell'uomo già violento. Esattamente. Ma non solo questo, oggi anche il capo della polizia Gabrielli ha detto che noi siamo vittime anche delle istituzioni, per dire il capo della polizia. Noi durante gli interrogatori, perché subiamo degli interrogatori, veniamo colpevolizzate, veniamo quasi vessate dai magistrati che chiedono a noi il motivo per il quale il nostro aguzzino ha tentato di ucciderci. Ed è tremendo, è terribile. Guarda, proprio oggi leggevo del controinterrogatorio che è stata fatta. Le due ragazze americane che hanno denunciato, non so se avete seguito la storia, che hanno denunciato i due carabinieri. Ebbene, praticamente durante questo incidente probatorio sono state sottoposte a delle domande incredibili, tipo che se portassero gli slip. Cioè, sono state processate 2 volte per avere avuto il coraggio di denunciare. Lì la magistratura farà il suo corso, però veramente ancora una volta è il pregiudizio che ritorna. Sì, ma io ho subito lo stesso interrogatorio 2 giorni fa, con delle domande intime terrificanti che prescindevano dall'accaduto. Quindi questo un po' mi ha scoraggiata. Ora è successo che da quando io ho accettato di parlare, perché io non ho mai cercato nessuno, sono stata sempre contattata, sono stata poi cercata da tantissime altre donne. Ho ricevuto addirittura una richiesta d'aiuto 1 ora fa di una donna alla quale hanno tolto i bambini perché ha denunciato la violenza domestica proprio 2 ore fa, una cosa imminente. Cioè lei ha denunciato il marito violento e i carabinieri le hanno tolto i bambini. Quindi succedono queste cose? Perché non si reputa la donna che subisce violenza capace di portare avanti una famiglia, di superare. In realtà noi, come avete detto prima, siamo in grado di fare questo ed altro, siamo in grado di rialzarci, sono in grado di sorridere sempre. Ho avuto la forza di rifarmi una vita perché volevo fortemente diventare madre, però abbiamo veramente bisogno di aiuto, perché le centinaia di messaggi che io ricevo ogni giorno da donne che mi dicono: se io denuncio poi che succede? Oppure ho denunciato e non è successo niente. Ci sono delle grandi lacune legislative al quale non possono far nulla né i giudici né gli avvocati, ma i nostri politici, i nostri legislatori devono fare qualcosa. Ma anche perché i dati parlano chiaro, il 70% dei femminicidi avviene dopo denunce di stalking. Nella maggior parte dei casi, quando noi ci troviamo a raccontare un femminicidio, lo dico veramente da addetto ai lavori, spesso diciamo: c'erano state delle denunce, sì, c'erano state anche nel caso delle ragazzine in Puglia, l'altra ragazzina, cioè c'erano già state delle denunce. Perché vengono sottovalutate. Qualcosa si inceppa, evidentemente. Si inceppa questo, nel senso che se fai una denuncia e vai in ospedale ma la prognosi è inferiore a 20 giorni, quell'uomo non viene arrestato ma viene avvisato della denuncia. E se l'uomo viene arrestato, quando torna ai domiciliari viene messo a casa con la moglie che ha abusato. Quindi ci sono questi problemi veramente legislativi. Quando un uomo che uccide la propria moglie può usufruire del patteggiamento, del rito abbreviato, è già grave. Il mio cugino perché si è fatto 3 anni?
La condanna era tentato omicidio e sequestro, 4 anni e 6, perché ho soffritto del patteggiamento allargato. Perché io vengo continuamente interrogata e messa sotto pressione per ammettere delle colpe che non ho? Mi viene chiesto se l'ho mai tradito, se io ho mentito, se ho fatto qualcosa. Come se poi il tradimento potesse giustificare le botte. Sì, cioè... è terribile che un magistrato mi faccia queste domande. Però questa è una cultura in cui dobbiamo ricordarci: il delitto d'onore è stato cancellato nel 1981. Non è che stiamo parlando del Medioevo, è cancellato nell'81. Braccialetto elettronico, se ne torna a parlare, potrebbe essere una Io risposta. L'ho proposto perché mi hanno chiesto in quest'ultimo interrogatorio cosa può fare per te la magistratura. Ho detto bene, tenetemelo lontano, se non potete allontanare lui mettete un braccialetto elettronico, oppure aiutate me ad andare via dalla Sicilia con i miei bambini, perché io ho perso il lavoro, lavoravo per la Winjet, che è una compagnia aerea che è fallita. Ho una laurea, ho dei tanti titoli di studio, ho detto datemi una mano a ricominciare da un'altra parte, io sono disposta a lasciare la mia terra pur di vivere serenamente con i miei figli. Come un pentito? No, perché il pentito riceve 200.000 euro appena si pente, riceve la casa, riceve l'identità nuova, noi non riceviamo nulla. Quindi il pentito, che anche egli è un assassino, che è un mafioso, ha un'agevolazione che la donna vittima di violenza non ne ha. Per questo ho lanciato la petizione su change.org per inserire le donne vittime di violenza nelle categorie protette e ho raccolto da sola 36.000 firme. Che in questo momento però non servono a niente, perché lo Stato non mi ascolta. Il Parlamento, dove ho chiesto aiuto, sono stata invitata in Parlamento e in Senato, ho chiesto aiuto, mi hanno abbracciata, mi hanno ringraziata, da aprile ora non è successo niente. Cosa dice le donne che ti chiamano? Dico che non dovete mai rimanere sole, se non avete la forza di denunciare perché avete paura delle ritorsioni, allora affidatevi a un'amica, a una sorella, a qualcuno, ai centri che sostengo le donne, qua abbiamo un centro antiviolenza pronto donna, a chiunque possa capirvi senza giudicarvi, perché qua in questi centri ci sono degli specialisti che non ti giudicano, noi non possiamo essere giudicate perché è ancora un'ennesima violenza. Hai trovato un compagno che ti sa abbracciare? Ho trovato un compagno che si è messo tra me e il mio cugino, ho trovato un compagno che è stato aggredito da lui, che mi ha detto io metto a rischio la mia vita per farti da scudo. Grazie. Ti abbraccio. Grazie. Io ti aspetto a Sky, eh? Voglio chiamare sul palco per la consegna del premio Brunella Mariottini e per il diploma, ci mettiamo qua al centro, il capitano Monica Dallari. Monica Dallari, comandante dei Carabinieri di Cortona. Se lo merita, se lo merita. Visto che abbiamo qui le forze dell'ordine però, Lidia, io una domanda, se posso, gliela faccio, perché si è riunita la commissione parlamentare su la violenza sulle donne e spesso si dice che le forze dell'ordine non sono sufficientemente preparate. Allora, io penso che già l'ingresso delle donne nelle forze armate sia un gran segnale e sia la volontà da parte dei vertici di far avvicinare tutte quante le istituzioni a questa problematica, che io in quanto donna, tra l'altro nella provincia di Arezzo, sono anche referente del protocollo Rosa, per cui in caso di violenza su una donna, su un bambino, qui nella provincia di Arezzo siamo ben tutelati, al comando provinciale dei Carabinieri c'è una stanza rosa dove poter accogliere e far sentire a proprio agio, quindi una stanza addobbata con giochi, divertente, spensierata, dove si può parlare, sedere, rilassarsi e far sentire proprio le vittime al loro agio, perché a volte la difficoltà che incontra è proprio quasi la vergogna, quando invece non è la vergogna, è l'aguzzino che la deve provare. Noi siamo forti. Io ho provato la vergogna e visto che ci sono queste novità qui ad Arezzo, meglio che venga a stare qua. Ma noi ti accogliamo a braccia aperte, ti accogliamo a braccia aperte, Lidia. Cittadina onoraria la facciamo. Grazie, grazie ancora, fatti baciare ancora, veramente. Grazie di nuovo.